Ciao a tutti, ragazzi, oggi volevo presentarvi un po' meglio il mio fiorino, perché infatti è da tanti anni che ho la pagina ma non ve l'ho mai fatto vedere, insomma, bene. È un modello del 1989, 1100 benzina di cilindrata, e è un mezzo che sta con me dal 2008. Prima era, quando l'ho preso, era completamente distrutto. Se volete andare a curiosare tra le foto della pagina, le trovate nell'album Il mio fiorino. Era un mezzo da buttare, quasi al limite dell'irrecuperabile. Come vedete adesso è un ben conservato. Nel 2008 io ho fatto un restauro completo, poi diciamo sulla carrozzeria non ci ho più rimesso le mani, quindi qualche pecca qua e là ci sta, dopo appunto a 12 anni di distanza dall'ultimo restauro. Però come vedete, insomma, l'ho appena lavato e tutto sommato è in buone condizioni, insomma. Questi, come vedete, sono gli esterni, bel colore bianco, 210, e nulla, è un mezzo che ancora mi dà tante soddisfazioni. C'ha 460.000 km all'attivo, un mezzo che comunque utilizzo, ecco, non è un mezzo che tengo in garage e che tiro fuori solo la domenica. È attivo, lo guido, mi ci diverto. E è comodissimo per andare a fare le gite fuori porta. Come vedete, appunto, adesso metto un attimo a fuoco, 459.906 km, insomma, siamo lì. Interni in buone condizioni. Ho fatto anche rifare da poco i sedili, perché purtroppo queste macchine Fiat anni 80 avevano la pecca che si sfondavano facilmente, insomma, i sedili, o comunque non facilmente, ma insomma a distanza chiaramente di 20 anni venivano meno le molle e si sfondava la seduta. L'ho fatto rifare, adesso purtroppo è contro luce, non si vede il bel colore blu della tonalità che ho scelto. Vediamo se la faccio vedere di qua. Ecco qui, quindi dovrebbe essere meno contro luce. Come vedete, insomma, interni abbastanza in ordine, considerando che sostanzialmente agli interni, a parte i sedili, non ci ho mai rimesso poi più di tanto le mani. Altra visuale dall'esterno, insomma, un mezzo a cui sono molto affezionato e che appunto ha ispirato questa pagina, perché rimasi stupito io stesso, insomma, dalle grandi qualità di questo modello. Interni anche dietro in ordine, ridipinsi parecchio tempo fa le pareti, diciamo, degli interni, cosa che adesso mi pento, perché avevo una mezza idea di trasformarlo in camper, poi diciamo è naufragata, quindi sostanzialmente se l'avessi lasciate bianche probabilmente sarebbe stato meglio. Adesso in sede di prossimo restauro provvederò a farle ripristinare, insomma, in bianco. Un po' di disordine dietro, scusatemi, ma sempre un furgone, comunque, anche se non lo uso per lavoro ma lo uso per il tempo libero, comunque un po' di disordine c'è sempre. Va bene, adesso vi saluto e insomma spero che questo video vi sia comunque piaciuto e che siete riusciti a conoscere un po' meglio il mezzo. Grazie.